Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Ecco, domenica scorsa abbiamo lasciato gli apostoli in missione, in giro per tutta la Galilea, e adesso gli apostoli tornano da Gesù e raccontano. Immaginiamo l'entusiasmo, la gioia, anche magari le difficoltà che avranno incontrato. E tutti si riuniscono intorno a Gesù e Gesù li vede che si sono impegnati, li vede che sono anche stanchi, si sono impegnati tanto. Ecco, posso immaginare un po' come il parroco la domenica sera quando chiude la chiesa e come dire, sente la bellezza ma anche la stanchezza di una giornata magari molto impegnativa, o come una mamma che mette a letto i suoi piccoli o un babbo alla fine della giornata e sente che è stato bello ma è stato anche faticoso. E allora Gesù dice: andiamo in un luogo deserto, intorno al lago ci sono posti meravigliosi dove poter riposare in pace. E partono con la loro barca per cercare una spiaggetta, un posto all'ombra dove poter riposare. La gente se ne accorge però, perché gli danno la caccia. Si vede proprio queste folle desiderose di stare con Gesù, di ascoltare la sua parola, di essere guariti. Dice Marco, più volte non avevano neanche il tempo di mangiare. Si vede proprio Gesù insieme agli apostoli che sono assediati, no? Che sono presissimi dalla gente. E quando arrivano nel punto in cui avevano finalmente deciso di riposare e stare un po' in pace, invece la gente è lì che li aspetta. E invece di arrabbiarsi, come avremmo fatto forse anche noi dopo aver prenotato una vacanza che invece ci sfuma, Gesù, dice il Vangelo, ebbe compassione di quella folla perché erano come pecore che non hanno pastore. Gesù legge nel cuore, vede tanta sete di senso, tanta sete di una direzione nella vita, tanto desiderio di trovare una luce per il cammino. E allora lui adesso direttamente si mise a insegnare molte cose. È bello questo sguardo di amore di Gesù che supera i suoi programmi, i suoi progetti e si mette sempre a disposizione. Ecco, questo anche se è giustissimo, prendersi dei tempi di riposo, ma questa disponibilità dovrebbe caratterizzare tanto i cristiani. Una volta in Francia, a Lourdes, ho visto questo cartello: la carità non ha orario. È vero, è giusto avere degli orari, avere un ordine, avere dei tempi di riposo, certamente, però diciamo che l'approccio con cui le persone ci incontrano dovrebbe essere prima di tutto quello dell'accoglienza, della disponibilità, del sentire compassione, cioè che non vuol dire poverino, vuol dire entrare in quella sintonia, mettersi nella situazione dell'altro che ti aiuta a capirlo di più. Gesù con noi lo fa sempre.